Bentornato Guti e bentornata. Termino ora la descrizione dei sistemi operativi più utilizzati nel panorama informatico. Ora è il turno di Linux, nello specifico il sistema operativo Ubuntu. La fortissima comunità di programmatori mondiali ha dato e darà sempre libero sfogo alla creatività, sia in senso malevolo, ma soprattutto anche in direzione benevola. Con le versioni gratuite, definite in inglese open source, si è in grado di poter installare un sistema operativo completamente funzionante su una o più macchine senza spendere nemmeno un nichelino, nemmeno un euro. Il più popolare tra i sistemi operativi liberi è Linux. Proprio grazie alla libertà nel poter condividere il codice sorgente, che è la base di costituzione di un sistema operativo, Linux è definito come una famiglia di sistemi operativi. Ha moltissime distribuzioni, quindi moltissime versioni, ma la più conosciuta è senz'altro Ubuntu, anche grazie alla sua stabilità e frequenza di aggiornamenti. Il suo principale scopo è l'utente. Infatti, viene semplificato l'uso del sistema operativo soprattutto nel supporto all'hardware, alla parte meccanica. Infatti l'utente non deve perdere tempo e perdere la sua pazienza nel ricercare e aggiornare i driver dei vari dispositivi all'interno del suo computer, semplicemente perché sarà il sistema operativo che li notificherà e sarai tu utente se sceglierli ed installarli o meno. Tra l'altro, ogni 6 mesi circa esce una versione aggiornata del sistema operativo stesso. Anche per queste ragioni, programmi malefici sono situazioni abbastanza rare. Mentre per i sistemi operativi a pagamento puoi acquistare il programma su un supporto ottico oppure è già installato o preinstallato sulla tua macchina, in questo caso il software lo puoi scaricare direttamente dal sito padre e masterizzandolo su CD o DVD ed infine installarlo sul tuo disco rigido vergine oppure in dual boot con un altro sistema operativo. Altro sistema operativo gratuito è Google Chrome. Tra i giganti non poteva quindi mancare un sistema operativo di Google. In realtà, come accennato in precedenza, già Google ha prodotto un sistema operativo chiamato Android, ma è specificamente dedicato ai dispositivi mobili. Per questo specifico e nuovo sistema operativo sono in commercio dei computer chiamati Chromebook, al cui interno è installato il sistema operativo Chrome. È anch'esso gratuito, come d'altronde la maggior parte dei servizi del colosso. Ha dalla sua il vantaggio dell'estrema rapidità di avvio, che corrisponde a pochissimi secondi. La cosa che all'inizio ti può bloccare, come è successo al sottoscritto, è che l'interfaccia si riconduce al browser omonimo, ossia Chrome. Vedi ed utilizzi esclusivamente il browser e non ne esci. Puoi provarlo a chiudere, ma è sempre lì. Angosciante è stato all'inizio, perché stravolge tutte le certezze che puoi aver acquisito fino a quel momento, ma con il tempo poi ti ci abitui. In pratica nulla è installato sul tuo computer, è tutto online. Infatti il suo utilizzo è legato strettamente ad una connessione costante ad internet. Il sistema operativo è installato sul tuo spazio, sul tuo account di Google, nella cloud, quindi nella nuvola, così come tutti gli altri programmi che utilizzerai all'interno del sistema operativo. Il vantaggio è che non ti devi preoccupare di stabilità, aggiornamenti o sicurezza del sistema operativo. Pensano tutto i programmatori di Google. Tu devi solo utilizzare sistema operativo e programmi. Quindi, da questo punto di vista,
è enormemente più semplice la gestione del sistema operativo. Ultima descrizione di questa schiera di sistemi operativi sono i Live CD o i Live DVD. Un Live CD o Live DVD racchiude la categoria di sistemi operativi che sono memorizzati su un supporto ed in grado di essere avviati ed utilizzati tramite esso, quindi nulla installato sul tuo disco rigido. Esistono anche le stesse versioni che permettono l'avvio e l'utilizzo tramite periferiche, tramite dispositivi USB. Le stesse funzionalità, ma ovviamente rispetto ai CD e ai DVD un po' più veloce nell'utilizzo del disco, proprio per la natura stessa dei dispositivi USB. Il sistema operativo quindi non è installato sul disco rigido del computer, ma viene precedentemente memorizzato sul supporto ottico, tutti i suoi file per dirla breve, e per il suo lavoro il sistema operativo è caricato nella RAM del PC tramite un disco, appunto un CD o un DVD, reso avviabile in fase di masterizzazione. Lo stesso Ubuntu ha quindi una versione Live CD DVD oppure da penna USB. Questa soluzione ha il principale svantaggio che le prestazioni del sistema operativo non sono elevate come la possibilità di usufruire di un sistema operativo installato su dei dischi rigidi classici o ancor meglio a stato solido. Invece Live CD e Live DVD hanno dalla loro straordinari vantaggi riferibili all'utilizzo didattico, dimostrativo e valutativo prima che un utente decida di installare il sistema operativo su disco rigido. Quindi tu stesso, prima di accedere ed installare un sistema operativo basato su Live CD, lo puoi valutare grazie proprio ai supporti ottici. Altro straordinario vantaggio è garantirti la possibilità di poter avviare un computer il cui sistema operativo non si avvia o perché danneggiato o contaminato da software malevolo o per eseguire anche una diagnosi di un problema o tentare di recuperare dei file involontariamente cancellati. Infatti, i Live CD DVD hanno al loro interno una grandissima quantità di programmi per il pieno utilizzo del computer. Questi programmi sono suddivisi per categorie, per cui l'usabilità del sistema operativo ne è migliorata. Troverai addirittura dei programmi che la maggior parte degli utenti non solo non utilizzerà mai durante il suo percorso informatico, ma addirittura ne ignora o ne ignorerà l'esistenza. Ma per fortuna, almeno a te, mio caro Goodler, mio cara Goodler, questa sventura non capiterà, perché ti metterò quantomeno al corrente di moltissimi strumenti che puoi trovare e conoscere nel mondo informatico, e in molti casi ne descriverò dettagliatamente il funzionamento in modo da poterli utilizzare te stesso oppure condividerli ed insegnandoli successivamente alla tua cerca di conoscenze. Infine ti aggiungo che molte aziende produttrici di antivirus addirittura forniscono tramite il loro sito dei programmi Live CD che sono dedicati specificamente al ripristino dell'efficienza del sistema operativo contaminato da virus. Infatti potrai scaricare il programma, masterizzarlo su CD o DVD e avviando il computer da CD potrai eseguire la pulizia del sistema operativo da eventuali contaminazioni senza per forza procedere così alla rimozione tramite un atto di forza che ormai ben conosci come la formattazione. Utilissimo, vero? Che ne dici? Dopo questa rapida carrellata per prendere più che altro coscienza di cosa c'è là fuori nel mondo informatico, non ti resta quindi che decidere quale sistema operativo installare sul tuo computer. Attualmente, invece, nel proseguire questo percorso didattico, io tratterò il sistema operativo della Microsoft Windows 7. È probabile che tu sia a conoscenza che verso la fine di quest'anno, il 2012, la Microsoft dovrebbe lanciare il nuovo sistema operativo che, a meno di eventi straordinari, dovrebbe chiamarsi Windows 8, Windows 8. Dopo
l'eccitazione di qualcuno per il suo debutto, a tempo dovuto ci ritornerò. Tornando invece a Windows 7, le versioni attualmente esistenti e prodotti dalla Microsoft in ordine di prestazioni e funzioni sono Windows 7 Start Edition, Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate. La differenza tra queste varie versioni è riferibile alle funzioni, programmi e prestazioni presenti al suo interno e in alcuni casi anche dall'uso che ne viene fatto, specificatamente a seconda dell'installazione che può avvenire su determinati dispositivi più o meno performanti, oppure nella scelta di vari mercati o indirizzate a specifiche aziende. Quindi, in base alla scelta della Microsoft, verranno installati o su determinati dispositivi o indirizzati a determinati mercati o indirizzati a specifiche aziende. Quindi, nella nostra guida al computer descriverò l'installazione, le impostazioni e l'uso in maniera più impegnata della sola versione completa Ultimate, e ciò avverrà dalla prossima lezione. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!